Buonasera amici del canale, come state? Qui il vostro Balbo Toys che mentre sistema la scrivania piena di robaccia, di roba, è qui che vi parla perché vorrei farvi vedere, giusto un video veloce, una cosina simpatica che ho acquistato la settimana scorsa. Come vi dicevo, queste cosine sono uno sfizio, diciamo, non è un collezionismo molto diffuso, anche per questo mi piace portarvelo a visione. Dunque, cominciamo proprio dagli oggetti. Queste scatoline, due scatoline contenenti minifigure di Ninja Fighter. Vediamo se mette a fuoco, se collabora un po'. Ecco qua. Come vedete, queste sono sigillate, questa è un po' storta, ma è sigillata anche questa. E nel retro vediamo anche gli sculpt presenti nella collezione, ho deciso di collezionarli tutti con i nomi dei personaggi e i colori. Probabilmente, secondo me, ci possono essere benissimo mancati i colori. Comunque abbiamo Ken, abbiamo Reddy, Joe, Fred, Sam e Steve. E lo stesso nell'altra scatolina. Per farveli vedere, ho recuperato dal mio cassettone pieno di giochini un sacchettino come questo in cui ho qualche personaggio di questo genere. In genere ho dei sacchetti sfusi con i doppi che non tengo in collezione, che uso per scambiare o magari venderli per ottenere qualcos'altro. Questi sono i personaggi delle dimensioni che troverete all'interno. Come vedete, sono molto piccoli. Infatti, prendiamo un righellino, la scatolina è circa su 5 centimetri e mezzo più o meno. E questi qua, questi piccoletti, sono più grandi che 3 centimetri. Dietro sono marchiati China, non hanno altre scritte. E per farvi un parallelo, mi sono preparato anche a farvi vedere le dimensioni, diciamo, più conosciute di questi personaggi. Come vedete, sono molto più piccolini. Qua abbiamo altre colorazioni. Abbiamo anche l'arancione. Qua abbiamo lo stesso viola di prima, tenuto molto meglio, imbustato, trovato così imbustato, bello carino, senza macchioline. E poi abbiamo questo particolare di un altro gruppo, questo qua, spero di trovare anche di questo prima o poi un'eventuale confezione per vedere come venivano distribuiti. Altra cosa molto diversa, ma sempre a tema lottatori, abbiamo questi giù, questo karateka con il simbolo KK, tipo Karate Kid, roba del genere, suppongo, che fa parte di una serie di pupazzetti di questo tipo a tema, di cui ignoro assolutamente il nome e la distribuzione. E, oltre a queste tipologie, non li ho qua con me, ma ne sono veramente sepolto, ne ho un sacchettone pieno in mezzo a tutte quelle di questa marca, i Soma, c'è Piratti, Karateki, Wrestler, Ninja, che li ho in un sacchetto appunto con gli indiani, i cowboy, con tutte le altre serie della Soma, cioè della Soma, che a me piacciono molto perché mi ricordano l'infanzia, in cui mescolavo Puffy e questi personaggi insieme, e addirittura ho recuperato una vecchia foto del mio passato di un compleanno in cui uno di questi personaggi, però della Soma, veniva messo sulla torta. Con il numero degli anni, era tipico dell'epoca utilizzare questi personaggi anche come gadget, come decorazione delle torte di compleanno. E non sono l'unico, infatti ho notato altre foto del genere tra amici e persone trovate su internet che avevano personaggi o di questo tipo, senza marchio vero e proprio, o addirittura insomma c'è Piratti, oppure ancora più famosi Disney, personaggi Disney della Bullyland, come Sculpt, Bullyland, Topolino, Paperino e compagnia bella. Questo è molto interessante l'utilizzo
di queste figure PVC, mentre un tempo venivano magari utilizzate figure più in cartone, anche per fare la forma della torta. E ci sono proprio dei cartonati, dei personaggi Disney che si possono trovare e che servivano per fare la forma, e poi l'artista pasticcere si faceva la sua torta, la decorava come la sua arte in segna, facendo proprio una vera e propria opera d'arte. Però la forma la recuperavano proprio da una parte, da un disegno di Topolino fatto in compensato, che a volte si trovano ancora, vengono presi per decorare le pareti adesso. Bene, direi che questo unboxing, anzi, non un unboxing, questi personaggi che volevo farvi vedere, ve li faccio rivedere, il piccolino ninja. Il piccolino azzurro. Molto bello questo azzurro. E questo arancione fluo. Praticamente sono quelli che si troverebbero dentro queste scatoline, o comunque simili a questi come misure, perché suppongo che questi personaggi si possono, cioè, possono esistere ancora oggi dentro i gashpon, dentro le palline in plastica delle vending machine, almeno nel passato probabilmente erano venduti anche in questo modo. Poi la fantasia con cui molte cose sono state distribuite nel mondo è incredibile. Io mi ricordo di aver visto exogeni, comunque della famiglia dei Muscle, mescolati in blister mescolate a delle astronavi di Star Trek, una cosa inconcepibile probabilmente per molti, ma che nel mondo dei bootleg, di queste cose, è una particolarità, una cosa molto diffusa, ed è anche bello recuperarne tutte le varie sfaccettature di distribuzione, di packaging. Benissimo, abbiamo fatto un video di 7 minuti e qualcosa. Con questo io vi saluto e mi metto a spulciare uno scatolone di roba che ho preso oggi, poi vi farò il video magari con le cose principali, o guarderemo tutto il video insieme, tutto il box insieme, e vi saluto. Se vi è piaciuto quello che vi ho mostrato, lasciatemi un commento, mettete un like, fate quello che volete, e se volete seguitemi, così potrete vedere prossimamente altri giochi particolari. Ripeto che cercherò di portare soprattutto cose un po' più particolari, non i soliti Masters, non i soliti Lego, che possiedo qualcosa di Masters quasi tutto, ma preferisco proprio far vedere le cose un pochino più meno diffuse, più sconosciute, che spesso non vengono, secondo me, valorizzate abbastanza. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!